23esima giornata del campionato di seconda categoria Girone F. A Caldarola va in scena il big match fra i locali del Caldarola e gli inseguitori, il Rione Pace. Caldarola 55 punti, Rione Pace 46. Andiamo subito alle formazioni. Il Caldarola scende in campo con Frascarelli, Cecchetti, Luciani, Buldorini, Innamorati, Minnucci, Pesaresi, Frapiselli, Nerpidi, Gentili e in avanti Maccari. In panchina Salvucci, Paolucci, Corradini, Luciani, Emanuele, Duca, Capenti, Cervelli e l'allenatore è il signor Tentella. Rispondono gli ospiti del Rione Pace con Giacomelli, Lucentini, Stura, Liberini, Torresi, Gigli, Margherita, Salvucci, Serrani, Ciccronofri e Piccioni, Gattari, Lucchetti, Pierucci, Miglietta, Poloni, Domizioli, l'allenatore il signor Montenovo. L'arbitro dell'incontro è il signor Michele Di Iesi. Primo tempo di marca ospiti che al 25esimo trovano anche il gol con il capitano Liberini. Calcio d'angolo, velo di Serrani, calcia di destro a giro il capitano Liberini, la palla va sul palo e supera il portiere del Caldarola Frascarelli. Il primo tempo si chiude con il vantaggio degli ospiti. Nell'intervallo il Caldarola pensa alle sostituzioni e proprio dal primo minuto esce Cecchetti, al suo posto entra Luciani Emanuele, qualche istante dopo esce Pesaresi e al suo posto entra Cervelli. Il Caldarola gioca meglio e dopo alcuni tentativi trova il pari sui piedi di Nerpiti, un calcio di punizione, siamo sulla tre quarti, la palla arriva nell'area piccola e Innamorati di testa scaccia e va in rete. Il boato del pubblico per un gol importantissimo che riporta il Caldarola più 9 dal Rione Pace. Un pari giusto che lascia appunto la squadra maceratese al secondo posto, ancora 7 gare da disputare fino alla fine del campionato. Domenica prossima, per la 24esima giornata, il Caldarola giocherà ancora in casa per l'attesissimo derby contro il Camerino.